Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Andrea e oggi vediamo in anteprima il trailer di Madame Web che è uscito da più o meno un'oretta e facciamo la reaction insieme a voi. Tina, ecco Dakota Johnson. Ehi, forza, prendete tutto, andiamo. Oddio, ma che è? Spider-Man? Ma che... Ma in che senso? Riproviamoci. Può tornare indietro nel tempo? Una settimana fa la mia vita era una corsa contro il tempo. Un'ambulanza? Sono qui per aiutarla, ok? Ma in un momento Oddio. tutto è cambiato. Andiamo! Bentornata nel mondo dei vivi. Così. Non riesco a spiegarmelo. Sapevo che sarebbe morto. Quindi può tornare Potevo indietro nel vedere il tempo. futuro. New York City ha raggiunto il livello massimo di follia. Ma in che senso? Ma chi sta uccidendo? New York City ha raggiunto il livello massimo di follia. È un'emergenza, scendete subito! Cos'è un Dobbiamo poi loop? uccidervi. Cosa? Che sta succedendo? Io vedo il Dovrebbe futuro. essere... Questo non l'ha previsto. Non funziona così. Quell'uomo è Isaiah Simpson. 2024? Era in Amazzonia insieme a mia madre quando studiava i ragni. Ecco chi sei, vivi nel mio palazzo. Tu sei il paramedico. Sì, e mi hai quasi messa sotto. Dio Non è un po' strano? santo. Siamo tutte collegate. Inizia. Sinceramente, di tutta la giornata, questa è la cosa meno strana. Dio, Non hai quanto è idea di chi siano inquietante. quelle ragazze. Spider-Woman, Lui vuole Spider-Girl. cambiare gli eventi. Se volete vivere, fidatevi di me. Giulia, sta giù! Dio. Madame Web. Ok, già dal trailer. Devo dire che mi è piaciuto il trailer. Il trailer me l'ha venduto totalmente. Spero che non sia una ciofeca rispetto agli altri film della Sony. Non mi aspettavo che introducessero questa sorta di Spider persone, quindi una sorta di questo Ezekiel che deve uccidere le Spider persone che diventeranno Spider eroi, Spider-Man o Spider-Woman. Mi è piaciuto quindi questo approccio. Cioè, il trailer mi è piaciuto. Adesso dobbiamo aspettare il film. Comunque, tanta roba vedere Sydney Sweeney in forma Spider-Woman. Cioè, già me l'hanno venduto solo perché c'è lei. Totalmente. I costumi, da quel che si vedono pochissimo. Quello di Ezekiel è un po' particolare, è un po' nuovo, cioè un po' che rimanda a quello che c'è nei fumetti, ma anche con un design molto unico, nuovo. Mi è piaciuto il fatto appunto del loop temporale di lei che può tornare indietro nel tempo, che spiega in un certo modo che loro diventeranno le Spider-Woman di questo mondo. Penso che prima o poi vedremo anche lo Spider-Man di questo universo, cioè questo è quello che si è capito, poi non si sa se lo Spider-Man che c'è è questo di Ezekiel. Vedremo, vedremo. Comunque sia, il trailer mi ha colpito. Mi piace e spero che sarà un film decente, ecco. Però da tutti i prodotti che hanno fatto uscire in questi anni della Sony, penso che questo sia il prodotto che può interessarmi di più e che possa e che sembra sembri un film che possa portare di più, a qualcosa in più. E che magari, non lo so, uno Spider-Man della Sony. Io vi saluto, questa era la mia reaction al trailer di Madame Web. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo trailer? E ci vediamo a un prossimo video.